La rivendicazione per cui oggi in tutta Italia, anche da Napoli, siamo in piazza è il diritto allo studio. Il diritto allo studio è una legge innanzitutto nazionale che possa arginare la situazione disastrosa che si è ulteriormente aggravata in Italia dopo la pandemia, dopo i mesi di DAD che hanno comportato un totale... la totale devastazione di quella che era la situazione degli studenti e delle studentesse. Quello che andiamo a rivendicare è, a parte la legge nazionale, la garanzia del benessere psicologico nelle scuole, una riforma degli organi collegiali e della rappresentanza a favore degli studenti e delle studentesse che nel loro luogo, nel luogo dove trascorrono la maggior parte del proprio tempo, negli organi collegiali sono rappresentati in una misura sfavorevole, svantaggiata. Poi andiamo a rivendicare un'edilizia che non solo sia sicura, ma anche che sia educante, che sia accessibile per tutti e tutte le studentesse. Sono state ricevute l'assessora regionale di istruzione Lucia Fortini e siamo riusciti ad ottenere la conferenza regionale sul diritto allo studio per il 24 febbraio alle ore 11, sempre qui alla Regione Campania. Chiaramente questo è un passo in avanti per quello che è il lavoro politico che noi portiamo avanti all'interno delle nostre scuole. Chiaramente non si ferma qui, adesso bisogna appunto lavorare per elaborare una proposta politica affinché effettivamente si possano migliorare le condizioni di vita, il materiale degli studenti e delle studentesse e stabilire effettivamente noi quelli che sono i punti di discussione che devono essere discussi all'interno della regione. Crediamo che si debba invertire la rotta nettamente, per esempio sul diritto allo studio proprio più materiale, le borse di studio sono chiaramente erogate in estremo ritardo rispetto alle esigenze che si vivono e soprattutto sono accessibili a una platea minima di persone per i criteri sia meritocratici sia di reddito che sono appunto presenti nel bando per l'assegnazione. Noi crediamo che si debba andare oltre la borsa di studio, immaginare un livello di reddito di autodeterminazione, di formazione che permetta a noi studentesse e studenti di renderci indipendenti e di appunto smettere di dipendere dalla nostra famiglia, quindi un welfare che sia centrato sulla persona e non sulla famiglia di provenienza. Ovviamente la regione ha in capo due altri elementi fondamentali sul diritto allo studio, i trasporti e il diritto all'abitare. Pensiamo alle residenze che stanno in capo sempre all'ABISURC, l'ente regionale per il diritto allo studio. La giunta regionale ci dice che c'è bisogno di circa più di 6.000 posti alloggio, il fabbisogno, e di circa 6.000 posti alloggio. Purtroppo le residenze ne contano poche centinaia, c'è una sproporzione tale che lascia migliaia di studenti nelle mani degli affitti in nero e noi abbiamo già presentato durante il 2020 una proposta alla regione per un serio contrasto al fenomeno degli affitti in nero. E d'altra parte chiediamo che sia istituito non solo nuove residenze mediante la riconversione di stabili inutilizzati, quindi senza continuare a cementificare il nostro territorio, e dall'altra parte pensiamo sia importante un canone concordato. L'ennesimo arresto per molestie all'interno dell'università era già successo proprio nella Federico II. Tra l'altro noi come collettivo organizzato universitario siamo presenti alla Federico II, siamo presenti nelle università e negli Atenei qui di Napoli. E è l'ennesima notizia che effettivamente ci fa salire il sangue agli occhi e ci fa veramente specie pensare che questa notizia possa essere passata anche in secondo piano rispetto ad altre, quei casi di molestia all'interno delle università da parte di professori, di tecnici, non sono effettivamente cose nuove. Sono accaduti molto spesso nel resto degli anni e quello che è stato importantissimo è stato il senso di comunità che si è costruito dagli studenti in questo senso, cioè la possibilità da parte degli studenti di organizzarsi per poter far capire come effettivamente noi come giovani abbiamo una sensibilità rispetto a questi temi e riconosciamo la gravità di questi atti. Assassini, giacca e cravatta! Assassini, giacca e cravatta! Assassini, giacca e cravatta! E noi chiediamo stop alternanza perché in meno di un anno ho ucciso tre nostri compagni, questo sistema di scuola becero che ci obbliga a lavorare invece di studiare nelle scuole, stare tra i banchi, viversi la scuola per com'è veramente. Ormai è da febbraio che scendiamo in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro, da quando è morto Lorenzo, poi è seguita la morte di Giuseppe e di Giuliano, tre nostri compagni morti proprio sul posto di lavoro, morti per mandare avanti un modello di apprendimento che è basato sul lavoro, non più sulle conoscenze.
e questo converge anche con la tematica principale del corteo, che è il No Meloni Day. Il governo di destra è assolutamente disinteressato alle tematiche giovanili, alla scuola. Qui ci sono scuole a Napoli, al sud Italia soprattutto, ma in tutta Italia, che se ne cadono a pezzi. Giovani contro Meloni hanno deciso di dare un messaggio forte al ministro Piantedosi, che l'accoglienza è un diritto, che il dissenso è un diritto, che non possiamo accettare chi fa un braccio di ferro assurdo sulla pelle di migranti bloccati su una nave in condizioni disumane, e chi criminalizza il dissenso perché con il decreto legge che chiamano anti-rape, ma che in realtà non parla di rape, chi occupa una fabbrica, una scuola, un'università, prova a costruire una forma di dissenso nella società, rischia addirittura 8 anni di carcere. Siamo venuti a dire che Piantedosi è un criminale e che difenderemo con i denti tutti i nostri diritti, e staremo in piazza anche il 3 dicembre a Roma per lo sciopero nazionale, perché pensiamo che giovani, studenti, operai, disoccupati siano parte di una sola lotta, e crediamo che abbiamo il compito in questo momento di costruire l'opposizione a questo governo. Crediamo che negli ultimi 20 anni in questo paese i diritti dei giovani della nostra generazione siano stati totalmente smantellati, precarizzando il mondo del lavoro, della scuola, dell'università, e che questo governo procede in questa direzione, addirittura criminalizzando chi in questo paese cerca di costruire una forma di dissenso o di opposizione.